Seconda parte di Ci Siamo, dovremmo avere al telefono il presidente della Lega Pro, Mario Macalli. Presidente, buonasera. Buonasera a voi. Allora, innanzitutto partiamo da questa sua intervista rilasciata, se non erro, nella serata di sabato, dove ha chiesto di fatto a tutti i presidenti di prima e di seconda divisione di dotarsi dei defibrillatori. In caso contrario non si giocherà la prossima giornata in Lega Pro. Le chiedo subito, Presidente, se ha già avuto delle risposte da parte dei presidenti in questo senso. Intanto cominciamo a precisare una cosa per mettere le carte al posto giusto. Sì. Io non ho mai avuto dei dubbi che nelle mie 77 società ci sia rispetto della regola. E la regola dice che ogni società deve essere in possesso di un defibrillatore e che debba avere qualcuno evidentemente in grado di farlo funzionare. Quindi io, non più tardi di un mese fa, quindi tempi non sospetti, abbiamo fatto due riunioni con tutte le nostre 77 società dove abbiamo trattato esclusivamente il tema proprio che sta sul tavolo adesso, quello dei defibrillatori, della sicurezza allo stadio, eccetera, eccetera. Quindi io non ho nessun motivo di pensare che le società mie non abbiano rispettato le regole che prevedono questa roba qui. Però, siccome prendendo anche spunto da questa grandissima disgrazia che è successa, io ho voluto mandare una lettera a tutti i presidenti, Sì. dove ho chiesto loro di confermarmi entro il giovedì che tutti sono in possesso di defibrillatore, e questo defibrillatore si deve trovare evidentemente sul campo di gioco, e che ci sono e che ci siano le persone idonee a farlo funzionare. Punto. Chi non risponderà entro giovedì, può anche darsi che ci sia un caso, due casi in cui non, quelle partite non si giocano, si rischia di perderle senza giocarle, perché è come se io pretendessi di giocare una partita a calcio non avendo le reti sulle porte. Quindi Certo. questa è la regola. E se io ho fatto nient'altro che, non dubitando che le società di Lega siano tutte in regola, però ho voluto essere, ripeto, più realista, e quindi ho chiesto anche la conferma di quello che so già. Giancarlo Besana. Presidente, io voglio farle i complimenti per questa presa di posizione così decisa. Naturalmente mi auguro che ci sia coerenza ove qualcuno non si sottraesse alle regole e non le rispettasse. Ma mi spiega quella dichiarazione di Abete, ora i defibrillatori su tutti i campi. Questa dichiarazione lascia intendere che prima d'ora non ci siano stati in molti stadi. E io ho anche qualche dubbio, anche per informazioni raccolte, che ci fosse un defibrillatore in campo a Pescara. Le dico anche questo. Lei cosa dice? Ma guardi, io ho sentito le polemiche che si sono sviluppate su questo caso. Io sono convinto che a Pescara non ce n'era uno, ce n'erano addirittura due. Ma comunque il problema è questo: il defibrillatore, parlavo stamattina con un medico, io poi sono molto affezionato alla materia, essendo stato uno che l'ha scampata col cuore, operato dal professor Viganò, per fortuna, e quindi voglio dire, sono interessato due volte. E quindi mi hanno spiegato che il defibrillatore poi funziona quando c'è una sorgente Presenza? elettrica, che è quella che il Sì. cuore trasmette. Se il cuore è fermo, il Certo. defibrillatore non serve. No, Serve quello certo. che hanno fatto a Pescara, e che c'è polemica anche su quello, cioè il massaggio cardiaco senza interruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi che non ci siano defibrillatori, quello che dice Abete dice la verità, che non è una cosa strana. Non si riferisce Abete al mondo professionistico, che dovrebbe, ripeto, dovrebbe, così almeno siamo Essere tutti in a regola, posto, sì. averlo su tutti i campi. Si riferisce al mondo dei dilettanti, e so che anche i dilettanti hanno fatto moltissimo per avere defibrillatori su parecchi campi, e so che in parecchi campi ci sono. Si riferisce al mondo del settore giovanile Ho capito. scolastico. Io per esempio adesso sono in studio, nel mio studio a Crema, guardo fuori, ho la fortuna di avere un oratorio davanti, un campo di calcio dove ci saranno 30 bambini che stanno giocando a calcio con i loro istruttori. Lì il defibrillatore non c'è, non Certo. c'è. Quindi è evidente che se succede un qualche cosa in questo mondo, in quel mondo dei ragazzini o il mondo di dilettanti, di terza categoria o roba di questo genere, la tragedia può succedere. Allora io penso che sia giusto,
d'accordo con, per esempio, col presidente degli allenatori. Noi il 27 aprile avremo un consiglio federale, mi auguro che si parli di questa cosa. Io ho una proposta che non è niente di innovativo, ma che comunque può risolvere qualche problema. Ed è questa, che quando si fanno i corsi allenatori e si rilascia il patentino all'allenatore di terza categoria, al dilettante, di seconda Coverciano, quello che è la materia d'esame, lo so già che fanno medicina sportiva, però nella materia d'esame ci sia una materia che è quella che prevede che l'allenatore che ottiene il diploma sia in grado di usare il defibrillatore, perché ci vuole poco, in 2 o 3 giorni, mi hanno spiegato, si può capire come funziona questo apparecchio. Dopodiché noi siamo certi che su tutti i campi, anche dei ragazzini, come io sto vedendo adesso, c'è una persona in grado di utilizzare il mezzo. Bisogna dargli il mezzo. Allora la Federazione Italiana Gioco Calcio e qui tutte le leghe professionistiche dovrebbero contribuire, anche rinunciando a qualche cosa che fino adesso hanno incassato, che dedichi una parte delle risorse, ove ci siano, o anche il CONI eccetera, per fornire in questi casi il defibrillatore, che ha un costo, voglio dire, di 1.000 euro, oggi si acquista un defibrillatore, e per poter fare il più possibile in questa direzione. La giornata di fermo non è una giornata fine, non deve essere una giornata fine a se stessa, ma deve essere una giornata che ha fatto pensare a tutti noi un qualche cosa, ecco, per migliorare una situazione che in Italia è già molto più avanti rispetto ad altri paesi. Però abbiamo ancora tante cose da fare e ognuno penso che abbia delle idee, e le idee si confrontano, se sono buone si portano avanti. Io l'idea che ho è questa, e la cercherò di poi vado da Nicolò Schira, tutto Lega Pro, anche agli altri, vediamo un po' cosa succede. Poi vado da Nicolò Schira, tuttolegapro.com, che ha una domanda per lei. Visto che ha parlato di questa giornata di stop, le chiedo, siccome ho letto alcune sue dichiarazioni, se lei era d'accordo o meno a fermare tutto il movimento calcistico, e se la decisione l'avesse presa lei, se lei avrebbe deciso in questo senso di fermare tutto il movimento calcistico dopo quello che era accaduto a Pescara, Presidente. Se lei lo chiede a me, io le dico subito di sì, perché il Presidente Abete ha preso una decisione comunicandola dopo che, per la verità, alle 17.30 lui ha telefonato anche a me per dirmi guarda che vogliamo fare eccetera, l'avrebbe fatto lo stesso anche se non avesse telefonato, sia del chiaro, però la correttezza è stata che alle 17.30 io ho ricevuto la telefonata dal Presidente federale che sabato mi comunicava questa cosa. Io l'avrei fermato tutto per un semplice motivo, ma si dice ma le altre volte non è stato fatto eccetera. Noi dobbiamo guardare alle cose fatte bene, quelle che non sono fatte bene bisogna metterle da parte. Io credo che questa sia una cosa che è stata fatta bene, perché io che non conoscevo Morosini e ho visto le immagini in televisione, è un bergamasco, quindi scossa dura eccetera, con tutto quello che ha avuto, sarò un tenerone, sarò uno che si impressiona facilmente, ho pianto. Quindi non credo che si potesse andare su un campo di calcio a cuor leggero senza pensare a quello che era successo a un ragazzo di 26 anni. Credo che il calcio ha dimostrato volto umano e una sensibilità che in altre occasioni non ha dimostrato. Io dico grazie al Presidente federale. Peccato che adesso rovineranno tutto litigando su quando si debba recuperare la giornata. Andiamo da Nicolò Schira, tuttolegapro.com. Buonasera Presidente, innanzitutto mi sento di condividere appieno quello che ha detto sinora. Infatti il vero problema riguarda un po' i settori giovanili, dove anche i controlli nelle formazioni dei ragazzi, delle berretti, degli allievi sono meno attinenti, sono meno specifici di quelli poi che riguardano il calcio professionistico. E volevo riportare un mezzo sorriso dicendo, quando parlava di giovani, complimenti, perché la scommessa vinta relativa agli under lo sta dimostrando il torneo di Dubai con la nazionale di Lega Pro, che sta ottenendo grandissimi risultati. Dunque ha vinto 2-0, due gol di Casiraghi. Ha vinto la finale. Quindi insomma abbiamo certificato questo grande risultato. Un'altra grande battaglia che state portando avanti è nei confronti delle società inadempienti o comunque di coloro che non si attengono alle regole. In settimana sono arrivate delle penalizzazioni che hanno comunque rivoluzionato ulteriormente le classifiche. In questa lotta contro
chi non rispetta le regole, quindi con il cosiddetto doping amministrativo come fu definito anni fa, a che punto siete e se relativamente ai format dei campionati ci sono delle novità? Ecco, in 30 secondi le chiedo, Presidente, perché dopo abbiamo una pausa pubblicitaria. Ma guardi, noi abbiamo avuto l'ultima riunione giovedì, riunione tecnica per riscrivere queste regole. Abbiamo presentato un nostro dossier, l'unica Lega che l'ha presentato, la Serie B non ha presentato nulla, la Serie A non ha presentato nulla. Noi siamo tranchant, noi vogliamo delle regole più dure, vogliamo dei preventivi di spesa coperti da fideuzione mese per mese dove non ci sia la copertura finanziaria e vogliamo delle fideuzioni che siano uguali per tutti, anche più alte di quelle attuali. Se chi fa calcio professionistico non può permettersi di fare calcio professionistico, questo non è una diminuzione della loro facoltà di fare calcio, ma si fa un altro tipo di calcio. Il calcio va fatto per chi riesce a farlo, per chi non riesce a farlo e fa i buchi e dà un'immagine sgradita di questo mondo, io penso che si debba smettere di scusarli o di derogare qualche cosa, non ci sono più deroghe per nessuno. Ringraziamo il presidente della Lega, grazie, Pro, Mario Presidente. Macalli, grazie, davvero un bellissimo intervento. Buona trasmissione. Pubblicità, a tra poco.